Allora, parto dall'ultima domanda, perché credo che sia quella, la prima che hai fatto è un po' più lunga da spiegare. Non cambia nulla, ecco. Il mister Paleari lo conoscevo, anche se non ce l'ho mai avuto, però ne ho cambiati talmente tanti in questi anni che mi devo abituare abbastanza in fretta. È chiaro che si lavora in 3-4 portieri e comunque lui cerca sempre di metterci al nostro agio, ecco. In questo momento, come sempre, poi c'è bisogno di lavorare, dobbiamo lavorare tanto, e quindi io mi trovo personalmente bene. Sinceramente ho sempre dato massima disponibilità a chi mi ha allenato, cercando di cogliere da tutti quanti quel qualcosa in più, ecco, anche perché io credo che si faccia sempre in tempo a migliorare, quindi si può assimilare sempre da tutto e da tutti, e quindi mi trovo bene, ecco. Invece, per quanto riguarda la prima domanda, non so come mai sia uscita fuori di nuovo questa cosa, sinceramente, e mi fa strano, ecco, perché io ho sempre ringraziato il Chievo e continuerò a farlo, perché comunque mi ha dato la possibilità di ritornare in Italia, mi ha dato la possibilità di esprimermi ad alti livelli. È anche vero che sono 2 anni che gli chiedevo di andare via e così non è stato fatto. È anche vero che ho quasi 34 anni, hanno incassato circa 4 milioni di euro. È anche vero che ho pagato 40.000 euro di multa per l'equivoco dell'allenamento non fatto o fatto, anche se quella cosa lì poi dopo era stata chiarita subito dopo con una riunione dove c'era il mio procuratore, mister Corini, il direttore sportivo e presidente, dove abbiamo chiarito quella cosa, dove il mister prima della partita di Bologna mi aveva assicurato che era la mia ultima partita, mi aveva assicurato che lunedì io sarei venuto qua a Palermo, poi dopo mi aveva promesso che appunto che lunedì io diventavo un giocatore del Palermo, e lui sapeva benissimo che il martedì poteva succedere quello che è successo. Se poi dopo tra di loro non si sono parlati, non è un problema mio. Io questa cosa qua l'avevo già chiarita con loro, l'ho chiarita, come ho detto, in una riunione con testimoni, dove poi dopo alla fine mi è stato dato, cioè il mister sapeva di questa cosa. Però è chiaro che agli occhi della gente devono anche dare un po' una giustificazione, devono anche far passare come, tra virgolette, la mela marcia io, però va bene così, cioè, sinceramente io in questo momento devo pensare al Palermo del Chievo. Come ti ho detto prima, ringrazio il presidente Campedelli, che secondo me è una grandissima persona, infatti sotto un certo punto di vista mi fa strano anche che lui è tanti anni che sta nel mondo del calcio, perché nel mondo del calcio persone come il presidente non se ne trovano, però la vita è fatta di scelte. Voglio dire, saltano i matrimoni e quindi può saltare anche un contratto di lavoro, ecco. A me questo dispiace, perché comunque è finita non in un modo bello, però è finita, tante cose finiscono nella vita, e in questo momento io devo pensare al Palermo. Sinceramente il Chievo appartiene al passato, poi parli con uno che non si gira mai indietro, io preferisco sempre guardare avanti, perché tanto non è che la gente si ricorda quello che hai fatto o che non hai fatto, o le parole che sono state dette. Io mi auguro che la gente si ricordi di quello che ho fatto in 4 anni e mezzo, che è la cosa più importante. Io mi ricordo di loro e sono molto legato a loro, però in questo momento io devo pensare al Palermo. Per me poi settimana prossima sarà una partita come tutte le altre, e io devo pensare a portare a casa punti. Mi dispiace, ma questa qua è una ruota e fa parte della vita. Poi se loro continuano ancora a parlare di me, molto probabilmente perché gli manco, devo fare, cioè, non posso fare diversamente, cioè, mi dispiace anche, però come ho detto prima, la vita è fatta di scelte. Io avevo già scelto 2 anni fa, avevo chiesto di andare via, e così non è stato fatto, l'abbiamo portata per le lunghe, fino a che, ti ripeto, mi fa strano che sia uscita di nuovo fuori, ecco, questa cosa qua, perché avevamo chiarito tutto, anche perché io avevo 1 anno e mezzo ancora di contratto con loro, hanno incassato, con la crisi che c'era in calcio oggi, 4 milioni, tutto il rispetto, se Snyder 2 anni fa era considerato il miglior giocatore al mondo, è andato via per 7-7 e mezzo, a me mi ha pagato 4, Non vado oltre, quindi mi dispiace, nonostante tutto io continuo a ringraziare Chievo, però va bene così. Ciao Stefano. Ciao. Cos'è che ti ha detto Malesano? Quali sono state le sue prime parole per cercare di rianimare, per migliorare il suo look? E poi lui in conferenza ha parlato di una scintilla da far scattare nello spogliatoio. È la sensazione che qualcosa sia cambiato? Magari questo cambio dell'allenatore ti ha responsabilizzato ulteriormente? Ma guarda, lui ha detto poche cose, ecco. Ha detto che bisogna ripartire, credere in noi, non abbiamo tempo per prepararci come si vorrebbe, però è chiaro che dobbiamo far punti, quindi dobbiamo cercare di amalgamare il prima possibile i suoi concetti,
sperando di rischiare il meno possibile, cercando di sfruttare al meglio le occasioni che avremo. Ecco, l'ho detto prima, sì, qualcosa è cambiato, c'è una ventata di aria diversa, ecco, però ora è il campo che deciderà, il campo che dirà cosa è stato più giusto. Allora, responsabilità sì, ma come tutti quanti gli altri, ecco, è chiaro che so benissimo lo sforzo che ha fatto il presidente Zamparini nel portarmi a Palermo 2 settimane fa e quindi so benissimo qual è il mio ruolo e devo, come ho detto prima, dare di più del 100%, ecco, quindi devo, tra virgolette, mi devo sdebitare della spesa e soprattutto mettere a disposizione dello spogliatoio di chi è più giovane, cioè il bagaglio di esperienza che ho. Quindi anche se siamo in tanti, tutti quanti noi dobbiamo essere responsabili, perché solamente il gruppo che va avanti, il gruppo che vince, cioè il singolo giocatore non vince. E poi la diversità di gestione, anche se ti ripeto, a me mi ha portato lo Monaco e nella settimana in cui io sono stato qua lui non c'è stato mai perché c'era ancora il mercato, quindi non ti so dire. Il direttore Perinetti l'ho conosciuto sempre da avversario, anche se non sapevo una cosa, che lui mi scartò quando ero ragazzino ai tempi della Juve, però l'ho ringraziato perché è stata la mia fortuna. Poi ho visto la carriera, infatti ci siamo messi subito a ridere, è stata la fortuna, no? a parte gli scherzi. Ti ripeto, c'è una ventata di aria nuova, di un'aria diversa, non so se all'inizio, quando c'è stato il cambio da Perinetti allo Monaco, qualcuno ha accusato il colpo, o anche allora c'era un'aria diversa. Sicuramente un cambiamento porta sempre qualcosa di diverso, un cambiamento riazzera un po' tutti quanti i parametri e tutte le responsabilità, quindi ora vediamo se veramente questo ulteriore cambio è servito a qualcosa e, come ho detto prima, il tempo, poi dopo a fine maggio, metà maggio, quando finirà il campionato, tireremo le somme. Beh, sicuramente, ecco, io da avversario forse l'anno scorso l'unica volta che ho preso un punto sul famoso 4-4 all'ultimo minuto, e sapevo che era difficilissimo venire a Palermo e conquistare punti, uno per la squadra che affrontavo e due per il pubblico, per la gente, per la passione, per il calore che spingeva la squadra verso la vittoria. Adesso che sono nel Palermo mi piacerebbe avere quella forza lì per poter battere l'avversario. È chiaro che, come hai detto tu, adesso non lo sapevo delle curve di nuovo a 6 euro, però ecco, fa piacere sapere che comunque anche la società sta cercando di mettere a disposizione di fare il massimo per cercare di riempire lo stadio. È chiaro che il tifoso magari è anche stanco da un certo punto di vista di questi appelli o di queste promesse che poi dopo magari non vengono mantenute durante la partita, però è chiaro che se non ci stringiamo adesso non lo facciamo più, ecco. Tutti quanti noi dobbiamo, come ho detto prima, da voi a loro, a noi, a lui, cercare di lavorare tutti insieme per cercare di portare il Palermo alla salvezza, quindi la barca deve arrivare in porto, e quindi c'è il bisogno di tutti, quindi io mi auguro di domenica di vedere ancora più gente che non contro l'Atalanta e di avere ancora di più la spinta e la forza per poter battere il Pescara, perché poi, come hai detto bene tu, il campionato è un campionato strano, basta vincere 2 partite di fila per aggrapparti a chi ti sta davanti e se le perdi 2, non tocco quello che devo toccare, ti trovi in fondo alla classifica, ancora più in fondo di quanto noi non lo siamo, quindi io sinceramente mi auguro di vedere lo stadio pieno, di non vedere mugugni o contestazioni o fischi per un passaggio sbagliato, ma solamente di spingere la squadra fino al 95esimo. Poi quando l'arbitro fischierà alla fine, in base al risultato, giustamente chi paga il biglietto può esprimere quello che sente dentro, però lo stadio deve essere pieno, deve essere una bolgia che ci deve spingere alla vittoria. La Gazzetta chiude. La contestazione l'altro giorno può avere qualche effetto, ha avuto qualche effetto in questi giorni su di voi, e poi hai visto in questo clima un po' particolare i modi di Argentina. Beh, è chiaro che gli argentini, come il sottoscritto, sono stati portati dalla vecchia dirigenza e quindi da straniero possono pensare che magari qualcosa può cambiare. Ecco, invece
il mister in questa settimana ha mischiato le carte. Io, come ho detto prima, conosco il mister d'avversario, però lo reputo una persona molto intelligente, quindi lui sa benissimo che ha bisogno di tutti, e quindi tutti quanti stanno dando una grande responsabilità, tutti quanti si sono messi a disposizione, e io penso che sarà solamente adesso un momento, che poi già oggi che è venerdì è già passato un attimo di transizione, però ecco, ora la testa di tutti quanti noi argentini o non argentini, nuovi o vecchi, è quella di domenica del Pescara, quindi non c'è, chiaro che martedì eravamo un po' tutti quanti così, perché quando c'è un cambio è sempre, come ho detto prima, si perdono dei crediti e quindi bisogna ripartire tutti quanti da zero. Però il bello è anche questo, ecco. Per quanto riguarda la contestazione dell'altro giorno, sinceramente, sai, io sono qua da 2 settimane, a me è dispiaciuto che hanno contestato il presidente, perché fondamentalmente, per quel poco che lo conosco, mi sembra una bravissima persona, e lui era, anche da quello che ho letto, dispiaciuto per questo, ecco. Io credo che se il Palermo in questi 10 anni è stato e ha girato anche per l'Europa, gran parte del merito è il suo, ecco, e sinceramente io non riesco a vedere un Palermo senza Zamparini, quindi questo è il mio pensiero. Poi dopo è chiaro che il tifoso magari penserà in maniera diversa, perché se è arrivato a contestare, perché ovviamente penserà in maniera diversa, ecco. Però è anche vero che ogni tanto i tifosi, non del Palermo ma in generale, dimenticano abbastanza in fretta, no? Il nuovo che arriva ha sempre qualche cosa in più, qualche credito in più, però bisogna dare anche atto e merito a Zamparini di quello che ha fatto e di quello che farà, ne sono sicuro. Lui dice che è stanco, ma secondo me invece, soprattutto in questo momento di difficoltà, tirerà fuori ancora il meglio di sé. Io me lo auguro, perché ti ripeto, io non riesco a vedere il Palermo senza Zamparini. L'ultima proprio, grazie Giorgio. Sì, ciao Stefano. Cosa c'è da temere di questo Pescara, e che impressione ti sei fatto di Perin, che praticamente da solo ha fermato la Fiorentina a Firenze? Allora, il Pescara intanto viene qua con 2 risultati su 3. E quindi sotto un certo punto di vista può essere avvantaggiato. È chiaro che è una squadra battagliera, è una squadra che affamata di punti come noi, però noi dovremo esserlo di più, dovremo essere più attenti, dovremo cercare di sfruttare al meglio quel poco che ci concederanno, e basta. Secondo me è un'ottima squadra, io sono dell'idea che 7, 8, 10 squadre sono tutte quante sullo stesso livello, poi dopo sono gli episodi che possono cambiare un risultato e di conseguenza la classifica, ecco. Quindi sarà battaglia fino alla fine, e quindi la reputo un'ottima squadra. Per quanto riguarda Perin, è un ottimo portiere, è giovane, ha tanta strada davanti a sé, voglio dire, non sono io sicuramente che lo devo presentare, ecco. Al primo anno di Serie A comunque sta facendo molto molto bene, è già nel giro comunque della nazionale, che dire, voglio dire, se già a 20 anni, 19, quanti ne hai, nel giro della nazionale, ha un futuro davanti a sé incredibile. Gli auguro il meglio, perché a me poi personalmente come portiere mi piace molto. Meno male che ne escono uno ogni 30 anni, perché sennò noi vecchietti a quest'ora avevamo già smesso, ecco. Quindi ecco, solo questo. È chiaro che si trova anche lui in una situazione non semplice, ecco. Però ecco, ha dimostrato già, come hai detto tu, in partite tipo Firenze o altre partite di essere all'altezza, di essere già pronto per una grande squadra, e visto che l'ho già battuto col Chievo, mi auguro anche di ribatterlo col Palermo. Grazie a tutti. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.